distribuite, perché c'è purtroppo c'è una grande differenza tra C'è una socialismo e mentalità barbarie. di molto differente, c'è una mentalità molto C'è la differente secondo me. differenza tra socialismo e barbarie. Il socialismo guarda al benessere collettivo dell'umanità. Le barbarie, ovvero il sistema dominante, quello capitalistico, le multinazionali guardano i loro interessi personali. Se noi abbiamo ancora il problema Covid nel nostro paese, in Europa e nel mondo, è perché ci sono nazioni progredite, evolute, diciamo, cosiddette evolute, che stanno raggiungendo quote interessanti e importanti di vaccinazione. Però purtroppo, siccome noi viviamo in una società globalizzata, esistono paesi dove le vaccinazioni non raggiungono in alcuni punti neanche il 5% della popolazione. È evidente che, essendo una società globalizzata, lo spostamento Delle degli uomini e persone. delle donne in giro per il mondo producono nuove varianti, producono la trasmissibilità del vaccino stesso. Noi da mesi, da quando è iniziato il Covid, abbiamo chiesto e chiediamo la fine del monopolio delle multinazionali sul vaccino, quindi la fine del profitto Sul delle vaccino. case farmaceutiche, delle multinazionali sul vaccino, è una diffusione democratica, generalizzata e diffusa anche alla popolazione che non hanno la possibilità di poter sperimentare, produrre il loro vaccino e quindi diffonderlo e quindi evitare il diffondersi del Covid. Cosa in questi 2 anni di pandemia non ha proprio funzionato? Allora diciamo che questi 2 anni di pandemia hanno messo in evidenza la fragilità del sistema sanitario nazionale, che in questi ultimi decenni, allora, c'è da dire che i medici, gli infermieri, coloro i quali operano nel sistema sanitario, si sono prodigati in un modo straordinario. Sono davvero delle persone, uomini e donne, qualsiasi ruolo, dal medico fino all'inserviente, fino a chi ha la cura della pulizia delle strutture, si sono prodigati in un modo davvero commovente, devo dire. Purtroppo da soli non ce l'hanno potuto fare e non ce la possono fare, perché i tagli al sistema sanitario nazionale pubblico a favore del sistema della struttura sanitaria privata ha prodotto una grave crisi, diciamo, proprio dal punto di vista operativo delle strutture stesse, e l'abbiamo vista tutta. Noi anche in provincia di Avellino, al di là di casi eclatanti avvenuti a Milano e in altre città d'Italia, dove fondamentalmente i morti rimanevano nelle autoambulanze perché non c'erano i luoghi dove poter Non accogliere chi arrivava ammalato in condizioni drammatiche di Covid, ma è avvenuto anche in provincia di Avellino. Noi nei mesi scorsi, durante il Covid pure, abbiamo protestato energicamente, diffuso dei documenti perché mentre c'era il Covid in corso si teneva il pronto soccorso e le strutture dell'ospedale di Solofra chiusi. chiuso. È una struttura del genere che avrebbe potuto essere un supporto logistico importante, e mentre ci si chiudeva l'ospedale di Solofra, l'ospedale di Avellino, ma non parliamo anche di Ariano, altri luoghi che ci Sant'Angelo. sono in provincia di Avellino, altre strutture, viveva delle forti difficoltà, sia come carenza di personale, come sia possibilità operativa del personale stesso e carenza di strutture. La stessa bisaccia che noi pure all'epoca denunciammo che questo avrebbe comportato dei gravi problemi, sarebbe potuta essere una struttura fondamentale. Purtroppo i tagli che sono avvenuti, iniziati col centrodestra, con Caldoro ed altri, poi portato avanti dallo stesso De Luca, purtroppo ricadono tutti sulla cittadinanza e soprattutto sulle persone che meno ambienti, perché avviene pure che nell'epoca di Covid si stanno trascurando altre patologie molto importanti, per esempio tumori e altre patologie serie, e quindi si parla oggi delle morti Al relative Covid. al Covid, però ci sono anche fatti che dicono che c'è stato un incremento notevole di morti dovute al cancro, a tumori e altre Non patologie possono più prendere, infelici. non si viene preso in tempo. La parola obbligo per te è brutta proprio. Sei favorevole però all'obbligo? Se in caso il governo nei prossimi giorni, mesi, obbligo vaccinale. Allora, io parto dal È un presupposto. messaggio per chi ancora oggi non ha Allora, paura io dei. penso a questo. Io penso che noi siamo un popolo di persone intelligenti. Dobbiamo renderci conto che solo il vaccino in questo momento ci consente di abbattere il Covid. È un dato di fatto dimostrato, perché se oggi ci troviamo
con la variante Orion, che è ancora in giro, che comunque ci sono dei casi, purtroppo le persone più fragili stanno morendo, però fondamentalmente avviene pure che stanno morendo persone non vaccinate. Questa oggi è l'unica possibilità che abbiamo noi per superare questa fase. Io sono contro ogni forma di obbligo, sono per una società libera, una società che dia la possibilità a tutti e a tutte di decidere. Però c'è un fattore, noi non dobbiamo essere una società individualista, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che il bene collettivo, innanzitutto se ti vaccini fa bene a te stesso, ma poi se ti vaccini fa bene anche alla società, e questo bisogna avere come punto di riferimento. Non bisogna guardare la società con l'individualismo soggettivistico, ma cercare di capire che si può dare un contributo affinché si superino questi momenti drammatici che comportano conseguenze gravissime. Tony, noi siamo in chiusura, è sempre bello parlare con te, anche se parli sempre tu. A me piace molto stare qua. Diciamo che parli sempre tu, però. Tony, noi ci vediamo nella prossima sede. Certo, la prossima sera. A noi ci piace, noi ogni 4-5 anni cambiamo, quindi va bene. Tony Della Pia, grazie. Grazie, ci vediamo. Per l'invito e saluti a tutti. Prossimamente io vi abbraccio, vi do una buona serata, vi auguro un buon Festival di Sanremo. Stasera non dico ascoltate CRT Radio, perché anche CRT Radio in queste serate, almeno la parte serale, si ferma per dare spazio alla musica e alla parte bella di questo paese. Si chiama Festival di Sanremo, stasera ci sono gli ultimi 13 big in carica. Tu non l'hai visto, come si chiama la rappresentante di lista? La rappresentante di lista pure Mammoni, quindi no. Stasera ci sta Fabrizio. Se non sbaglio sono primi e secondi. Non ho visto la classifica. Classifica. Non l'ho seguito, però lo so. Stasera ci sta Fabrizio Moro, c'è Iva Zanicchi, che è dell'età tua, quindi. Iva Zanicchi, diciamo che non è il mio modello. Vabbè, però è di quell'epoca là. No, bene. Diciamo che abbiamo una differenza di 40 anni. Vabbè, stiamo là, dai. Quindi, va bene, io vi abbraccio, vi aspetto mercoledì prossimo, sempre dalle 18 alle 20 con me, con Davide Iannuzzo, con Culo e Camici. Ci saranno altri ospiti, spazieremo un po' su, sperando che iniziamo anche a parlare un po' di calcio dilettantistico. Chi ferma, chi inizia, non si capisce più niente. Io vi abbraccio e buona serata. Vuoi imparare questa vita e magari un po'
Con Davide Iannuzzo, solo su CRT Radio. Il programma è offerto da Studio Legale Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722. Sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà.